Enzo Paolo Turchi, ballerino famosissimo, sempre giovane, qui a Castelvetrano in occasione di uno stage presso la fitness studio di Castelvetrano, dove Cristina Mistretta fa crescere tante speranze per il ballo italiano. Certo. Ecco, che sensazione ha avuto intanto venendo qui a Castelvetrano? Vabbè, come sempre devo dire che la Sicilia, il sud, c'è questo calore, questo rapporto con le persone che secondo me è il più forte in assoluto, che è fertile per l'arte, perché l'artista deve essere un attimino caldo, disponibile e con grossa personalità. E la Sicilia offre, devo dire, moltissimo. Io ho un'accademia a Palermo, ho conosciuto tutte queste belle maestre, tutte belle giovani, grazie a una mia allieva Sara. E niente, facciamo uno stage e vediamo questi ragazzini, questi bambini che sicuramente possono avere un futuro nel campo artistico. Senti, tu dimostri veramente che si può fare sempre tanto nella tua bellissima arte che è il ballo. Io ti conosco da quando ero ragazzino, insomma, ai tempi della televisione in bianco e nero, però ci sei sempre. Qual è la ricetta insieme alla tua compagna? Il segreto è sicuramente cercare di migliorare sempre e di imparare sempre e di non deludere il pubblico. Assolutamente, perché il pubblico è il nostro ossigeno, il pubblico è molto intelligente, è colto, devo dire il pubblico italiano, io lo stimo molto perché è un pubblico che pensa, che come si può dire, si documenta molto anche in un settore. Quindi io oggi sono qui, dopo il mio primo programma televisivo, l'ho fatto nel 1969, quindi Un po' di da anni. primo ballerino ho vinto la borsa di studio al Bolshoi come ballerino di danza classica, tante cose della mia vita, però sempre cercando di migliorare, ma ancora oggi io cerco di imparare. Ecco, quello che dice è molto bello, vorrei che tu potessi in qualche modo mandare anche un messaggio ai genitori e ai ragazzi e alle ragazze, perché dietro ogni successo c'è tanto sacrificio. Qualcuno magari a volte magari lo dimentica. Cosa vuoi dire No, la tu? prima cosa è bisogna dire grazie ai genitori, perché oggi io sono anch'io un genitore e so cosa si fa con i sacrifici per portare avanti i propri figli e cercare di indirizzarli, anche se oggi è un momento un po' particolare, ma nel mondo, non è in Italia, quindi spendendo dei soldi, facendo sacrifici anche finanziari. Però vediamo che cosa vuol fare nostro figlio, perché è molto importante questo. Non pensiamo solo che noi vogliamo far diventare ballerina nostra figlia e poi nostra figlia vuol diventare un dottore. Quindi vediamo bene che cosa vuol fare e indirizzarla.